Ciao a tutti, ci ritroviamo. Oggi cuciniamo le zucchine con besciamella. Le zucchine, un frutto di stagione, si prestano a mille ricette. Proviamo questa con besciamella. Allora, partiamo da due zucchine belle fresche, con il gambo, con il picciolino, tutto quanto. Acqua bollente con un pizzico di sale. Metto le mie zucchine e copro. Una decina di minuti, in ogni caso ogni tanto sento con la forchetta, quando la forchetta entra che la zucchina è cotta, la tiro via. Le mie zucchine sono cotte, le ho scolate già da 10 minuti, così sono un po' meno calde. Allora, ora taglio il gambino e la punta. Il gambino e la punta. E poi le taglio in lunghezza. Sono cotte, non sono a metà cottura o che. Con un cucchiaio appena appuntito le scavo e tolgo i semini interni. Ok. Le mie zucchine sono scavate. Ora prendo la besciamella che ho preparato qualche ora fa. Vedete, la besciamella l'ho trattata come la crema pasticcera, cioè con la pellicola a contatto, così non fa la pellicina. Ok, è una normalissima besciamella come dalla mia ricetta che trovate sul video. Ho una piccola teglia, perché le zucchine sono poche, devo mettere olio. Anche se metto la carta forno, l'olio lo devo mettere comunque, perché la zucchina altrimenti non sarebbe condita la parte sotto. Quindi è necessario che sfrigoli nel forno, dopo che andrà in forno. Ora le riempio con besciamella. Il quantitativo può essere a scelta, più tanta, o un po' più o un po' meno, in base ai nostri gusti, però un po' ci vuole. Ecco fatto. Adesso metto un po' di formaggio grana sopra, che in cottura fa la crosticina. Bene, sono pronte per andare in forno, qualche minuto finché sono belle rosolate e poi sono pronte. Le mie zucchine sono pronte, adesso le tolgo dal forno. Hanno preso un bel colore dorato e le metto nel piatto. Ecco pronto. Un piatto semplice, anche quando resta un po' di besciamella che si fanno le lasagne. E comunque le zucchine adesso ci sono e sono buonissime di questa stagione. Sono nutrienti, sono buone e voilà. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima volta. Ciao, alla prossima ricetta.